Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 6 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Domenica suprema, con tante stelle per amiche. Suprema, una parola che vuol dire già tutto, la luna caliente in sestile al vostro segno, resa maliziosa e corroborante dal trigono agrumato del sole e di Venere, lui profuma di bergamotto, lei di zagara. A portata di mano tutti gli ingredienti per essere felici, a cominciare da un grande amore e poi tanti interessi, una vita movimentata e il piacere di comunicare e scambiare energia con gli altri. Vi sentite cittadini del mondo, perciò il mondo vi tratta come ospiti di riguardo. Viaggiare apre la mente e la arricchisce di stimoli nuovi, parlando con gli altri non rischierete mai di fossilizzarvi sulle vostre convinzioni. Tutto cambia in questo film di cambiamento, cambiate anche voi. E la famiglia e la casa, il focolare e la fecondità. Un amore molto idealista, folle, un rapporto rocambolesco, un partner sognatore, di fantasia. E il consolidamento dell'immagine di moglie, madre, fidanzata, figlia. I single possono sperare in un amore improvviso e romanzesco, un'avventura mozzafiato. Tenete aperto il portafogli solo per spese necessarie, non sperperate soldi, potreste averne bisogno per spese impreviste. Si chiuderà una porta, ma presto si spalancherà un portone. Ma datevi da fare per sul serio. Giorno ideale per lo shopping. Avrai un gusto eccellente e potrai fare ottimi affari. Romanticismo. Creatività. Amore. Affetto dai figli. Una buona giornata in senso generale. Solo la serata è piuttosto monotona. A volte rendersi conto di stare esagerando vale più di mille scuse, siate diplomatici e accondiscendenti, almeno oggi, perché non sempre gli interlocutori saranno disposti oggi a tollerarvi. Sarai bravo, svelto, fattivo. Buona intesa con un vergine e un acquario. Oggi i nati di martedì e venerdì avranno delle intuizioni geniali che li aiuteranno a risolvere definitivamente dei problemi. Fate tesoro della vostra esperienza e comportatevi di conseguenza. Siete calienti con il partner ma non vi sentite abbastanza corrisposti? Occorre capire che le attenzioni date a chi non merita sono inutili. Il tempo oggi vi darà ragione su una questione che avete sollevato al vostro partner. Anche tra gli amici c'è chi si dovrà ricredere dandovi ragione, per quello che può servire. Dalla luna a Saturno, la prima nell'Ariete, il secondo nell'amico buon vicino dei Pesci, quindi da Nettuno a Plutone, è tutto un risplendere di favori astrali quest'oggi. Solo la vita familiare può lamentare qualche mancanza e nel rapporto tra i figli o tra sorelle e fratelli, questo per via della contrarietà del team Venere, Sole, Giove, Urano che vi guarda imbronciato dal segno per voi tecnicamente ostile del Leone e del Toro. Che bella luna dinamica vi accompagna quest'oggi, in un viaggio veloce nella breve parentesi del weekend, per essere di nuovo sul posto di lavoro lunedì. Ma questo non vi autorizza a pigiare oltre misura l'acceleratore, superando di gran lunga i limiti di velocità. Il fine settimana ve lo godrete comunque in trekking con una buona compagnia, in gita o semplicemente fuori città, nella casetta di campagna, dove pienamente liberi da impegni e regole, insomma, dalla facciata, tornerete finalmente ad essere soltanto voi stessi. Amore ed Eros. Se il partner c'è, il dialogo fluisce allegro e imprevedibile, partendo da un argomento impersonale finite con il raccontarvi mille cose che non avete mai saputo l'uno dell'altro. Un torrente di parole che vi lascia piacevolmente stupiti. Messaggi di mozzafiato o lettere rivelatorie dalla persona del cuore o da qualcuno che sottilmente vi intriga, anche se non ci avete mai pensato in termini amorosi. La luna in angolo magnifico esalta i sentimenti vecchi o nuovi, i ritorni di fiamma e le svolte inaspettate. E il nuovo giorno si presenta con la parola amore che si può scrivere con la A maiuscola. Siete insomma nello stato d'animo migliore per far entrare le emozioni e farvi pervadere da esse, riscaldati dall'abbraccio di Plutone, sempre in scoppiettante buon aspetto per il vostro segno dal limitrofo Capricorno e se appartenete alla terza decade. Lavoro e denaro.
nel contatto con il pubblico, specie nel ruolo di commercianti, ristoratori o guide turistiche. Oggi siete lanciatissimi, la gente vi adora perché siete simpatici, disponibili, divertenti e sapete indovinare esattamente i loro desideri. Comunicare è la vostra specialità, anche a una festa in versione animatori siete uno sballo. Alternative sempre valide, mostre, film o concerti, che portino la griffe dell'insolito. Letture e discorsi interessanti vi accendono di passione, dalla politica all'attualità, il mondo in cui viviamo, con proiezioni nel futuro, il tempo verbale più interessante per i nativi dell'undicesimo segno. Un grande classico che la pigra aria estiva può farvi riscoprire, è il colto e poetico Le memorie di Adriano, della Gemelli Marguerite Yourcenar. La fugacità della vita, la sua effimera volatilità, insieme alla bellezza dell'arte, sono tutti temi rappresentati da questa opera dell'autrice francese che mette in luce l'anima dei segni d'aria. Lei è Gemelli, segreta, nascosta, ma autentica. Benessere. Ormoni sufficientemente reattivi, ma nonostante la stravaganza del vostro segno non siete in vena di girare 9 settimane e mezzo. In compenso con il partner dialogate, vi divertite, magari cucinate anche insieme, preparando piatti avveniristici che piacciono solo a voi. Denaro. Con un Giove dissonante e una Luna propizia le possibilità che vi allarghiate a fare acquisti che sono al di sopra delle vostre possibilità è oggi piuttosto alta. Cercate di essere più moderati. Per lei, che bellezza, una corsa in moto o in auto sportiva, in versione Tamara Dell'Empica, adorate la velocità, ma la polizia stradale la pensa diversamente. Per lui, spericolati ovunque, sulla tavola da surf, in parete, in mountain bike, concepite la vita come una sfida e non c'è nulla che vi faccia paura. Complimenti per la vostra positività e la fiducia in voi stessi, ma ricordate che anche i superuomini a volte hanno dei limiti. Colore delle emozioni, albicocca. Barometro dell'umore, sereno. Pagiolina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 6. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.